Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Sono nella mia casa in campagna, volevo fare un home tour live dal vivo, però ho trovato una connessione scarsa, quindi non sono riuscita a farlo. Quindi farò questo video per presentarvi questa casa. L'ho arredata io, gli interni sono stati fatti tutti da me, a parte i muri, quelli no, però era una cascina molto molto vecchia, molto antica, che ho ristrutturato e voglio condividerla con voi. Quindi andiamo a vederla e poi lasciatemi un commento se vi piace, cosa vi è piaciuto. Qui si sta da Dio, sono in compagnia con le cicale però. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non siete iscritti, attivate la campanella notifica e ciao! Come vedete è una casa che è piuttosto vecchia. È da mettere a posto anche fuori, però pian pianino lo faremo. Entriamo. La particolarità di questa casa è quando arrivi ti trovi praticamente questo che dici, ma però una cascina. Ok, entriamo. Entriamo. E quando entri trovi questo. L'arco che divide l'entrata dal salone e un altro arco che divide il salone e di qua la cucina. I quadri, gli accessori, sono tutte cose che ho fatto io. Hotel Mamma, cucina semplice casalinga, servita con amore, aperta 24 ore su 24. Di qua si va in cucina. La cucina è moderna, funzionale, microonde, forno, frigo. La lavastoviglie non l'ho voluta. Adesso, vabbè, è un po' incasinata perché ci sto lavorando, stavo preparando una ricetta, volevo fare fiori. I fiori di zucca che ho appena trovato nell'orto. La visuale della finestra dà nel giardino, che è questa. Ma poi andiamo fuori, vi farò vedere poi nel dettaglio. Passiamo alla camera da letto, che sinceramente questa avrebbe dovuto essere un salone, un altro salone, ma per il momento l'abbiamo adattata a camera da letto. C'è la roba un po' in giro e questa è un po' soffusa. Apro la tenda così magari la vedete meglio. Questo è sempre la visuale fuori. Il letto ha non so quanti anni, era dei bis nonni. Il quadro là sopra è vecchissimo, l'ho tutto rimesso a posto, è proprio vecchio, vecchio, vecchio. E ha questi disegni che li ho passati uno per uno, ragazzi, era un marciume, però li ho rifatti tutti e li ho messi tutti a posto. È un letto a una piazza e mezza, perché una volta non si usava le due piazze, era una piazza e mezza. E tutti questi accessori, dal vaso a queste le cornici, vi faccio vedere anche questa. Sono io, naturalmente in palestra. Alle tegole, sono tutte cose che ho disegnato, dipinto, fatto. E questo, idem, questo è il mio quadro preferito, si chiama Cascata di Donna. Ho fatto questo quadro che non sapevo nemmeno disegnare, però mi è venuto che io lo adoro, è uno dei miei primi quadri che ho fatto. Poi c'è questo che è infilato di là con tutte le farfalle. Poi c'è questo che è un trionfo di fiori. Ah, poi c'è questo che è fatto con il gessetto. Queste sono tutte cose che ho fatto io. Poi qua dietro, che c'è dietro, non so se si vede, c'è questo che è un tramonto. Questo è fatto tutto con
Praticamente i colori a tempera e i colori a olio sono tutti mischiati, sono fatti tutto in un modo strano. No, questi li ho comprati, questi no, questi non li ho fatti io. L'orologio, lo feeder, l'ho fatto io. E dalla camera da letto ritorniamo in cucina e passiamo, che siamo comunque nell'entrata, quindi il mobile. Anche questi fiori, un sasso. Questo è un pezzo di tenda che mi si è rotto, lo devo mettere a posto. Ah, il quadro ve l'ho fatto vedere, non mi ricordo più. Sono cose che ho fatto io. Questo, il mobile decorato, rimesso e sistemato, messo a posto, sempre fatto da me. Qui dietro c'è un caminetto. Per non lasciare il buco del caminetto aperto, ho fatto questo quadro che è enorme. Praticamente poi la cornice l'ho fatta con i legni raccolti in spiaggia. L'ho fatto in questo modo. Vabbè, ancora tegole, ancora questo quadro, ancora la tegola, la primavera e di qua ha un'altra primavera. Poi passiamo nel salone. Allora, il salone, se c'è qualche muratore che mi può dire perché mi viene giù tutta quella calce dal muro, mi si apre il muro, cioè non deve aprirsi. Guardate che roba, cosa mi è rimasto. Mi si apre il muro in questo modo, è da rifare tutto. Quindi questo è il salone, praticamente il salone, sempre il mobile che l'ho rimesso a posto, il tavolino che ho fatto comunque io, tutta roba recuperata, la sedia no, la sedia no, e questo è il salone. Mi è venuta la mania degli indiani e un anno mi sono messa a disegnare indiani. Non chiedetemi il perché, non chiedetemi il perché, che non lo so, mi è venuta questa mania, 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 mania. Ancora e ancora. Questo radiatore, anche questo specchio ha tantissimi anni, ma tanti, tanti veramente. Rimesso a posto, rilucidato. E questa è un'altra entrata che dà comunque fuori, che poi andremo fuori. E passiamo al bagno. Poi c'è un corridoio e passiamo al bagno. Questo è il bagno, enorme ragazzi, molto molto grande anche il bagno. Vi ripeto, qui è un posto che si sta divinamente, sembra sempre di essere in vacanza. La doccia è due posti, la doccia lo stesso, è molto grande. Ci sta due persone, anche tre, e sarà 2 metri, è grande. E la visuale del bagno. Ci sono i kiwi, il prato fuori. È luminosa, ha finestre ovunque. Idem qui, adesso il balcone di qua è chiuso perché si è chiuso con l'aria, però lo stesso è luminosissima, luminosa, luminosa, luminosa. Andiamo fuori? Andiamo fuori? Spero vi piaccia, ragazzi, lasciatemi un like. Se vi è piaciuto, naturalmente scrivete, volete venirmi a trovare. E qui siamo fuori. Stavo prendendo il sole, anzi dopo vado a prendere il sole. Quindi c'è il giardino davanti, c'è il cancello che l'ho chiuso con del telo verde per non far vedere in strada. Questo è tutto il prato, praticamente quello che c'è qua. Come vedete è molto 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 grande. E passiamo di qua. Quel fico è millenario. Adesso i fichi stanno venendo comunque adesso. Questa è l'altra entrata della casa. C'è un pezzo anche di qua, però c'è una macchina che non voglio inquadrare. C'è tutto questo pezzo di qua. I fichi stanno venendo.
enorme, una pianta enorme, e rimane praticamente tutto qui. Ce n'è da fare, ragazzi, c'è tanto, tanto, tanto da lavorare. E lì c'è il recinto dei cavalli, però siamo dentro adesso, hanno caldo, poverini. Vediamo se escono. No, sono dentro. Ah, uno c'è. E uno fuori. Però devo fare tutto il giro di là, adesso non ho voglia di andare di là. Comunque di qua c'è tutto il recinto dei cavalli. Che non so se si vedono, penso di sì, però. Andando di qua c'è tutta una siepe enorme che circonda la casa, che divide la strada dall'entrata, ti dà un po' di privacy. E qua c'è tutto l'orto. Ecco qua, questa è la mia piccola casa in campagna. La piccola casa, come si dice, la casetta in Canada? No, non è in Canada, ma in Italia. È in Italia e si sta bene. Oggi volevo andare in piscina, però chi me lo fa fare in mezzo al casino? Me ne sto qua, adesso ascolto la radio, ho registrato un video per voi e così. Quindi ora vi saluto, vi ringrazio della vostra compagnia, vi do un forte bacio, un abbraccio. Ciao! A presto! Mua.